Mi torna continuamente in mente questa frase che mi hanno ripetuto tante volte. Le sentenze si rispettano, le sentenze non si discutono. E io ogni tanto le discuto le sentenze, mi trattano malissimo, figuratevi. Ho messo in discussione, ho criticato una sentenza, quella che condannò Berlusconi a 7 anni di prigione, poi dopo anche la Corte d'Appello e la Cassazione l'hanno criticata e la sentenza è stata cancellata, ma io per averla criticata addirittura sono stato condannato, perché non si può criticare una sentenza. Un quinto del mio stipendio va ai giudici che sbagliarono quella sentenza, perché lo sai criticarla, non si criticano le sentenze, benissimo. Oh, stamattina non c'è uno che non ha iniziato a sputare fiele e fango e sulla sentenza della Corte di Cassazione, che pure è la Corte di Cassazione, la più alta Corte di Giustizia che abbiamo in Italia. E perché? Perché la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio che c'è nella nostra Costituzione, nell'articolo 27, ma che non viene applicato mai, e cioè che non si possono eseguire, diciamo così, infliggere, eseguire pene crudeli che superino il senso dell'umanità. E quindi la Cassazione ha detto, dal momento che Totò Riina, l'ex capo della mafia, è morente, dal momento che sta malissimo, dal momento che ha 2 tumori, dal momento che ha delle patologie incompatibili con la vita in carcere, con una dignitosa vita in carcere, non, è bene scarcerarlo, oppure dargli gli arresti domiciliari, oppure differirgli la pena. Ha applicato la legge, e siccome la legge è uguale per tutti, quando si dice la legge è uguale per tutti, si intende per tutti, per i più cattivi, per i più buoni, per quelli così così, non è che la legge si applica a seconda del grado di perfidia del... Allora, scatenati tutti, non se ne trova uno, tranne il povero Giacchetti, il mancato sindaco di Roma, quello che è stato sconfitto dalla Raggi, che è l'unico essere politico che ha osato dire qualche parola a difesa della sentenza. Della sentenza, non è l'affermazione di un gruppo libertario, anarchico, insurrezionalista, no, è la sentenza della Corte di Cassazione. Non se ne è trovato uno a difenderlo, tutti improvvisamente si sono dimenticati che le sentenze si applicano e non si discutono, e non è che le hanno discusso questa sentenza, l'hanno annientata. Il motivo qual è? Dobbiamo cercare di capire il motivo qual è, perché io non credo che il motivo sia davvero legato alla figura di Riina, che sicuramente è una figura tutto particolare, è stato il capo della mafia, ha fatto dei delitti, è responsabile di delitti spaventosi, per cui si capisce anche, fa una certa impressione, diciamo, difendere Riina, no? Uno vede poi le fotografie delle stragi, Falcone, benissimo. Il problema è che lo Stato di diritto è lo Stato di diritto, diritto, cioè non è che si va a vedere qual è il giudizio morale su questo, su questo, su questo, no, è lo Stato di diritto, quello che impedisce la pena di morte, quello che impedisce le pene troppo crudeli, quello che chiede le prove, quello che afferma dei principi. Lo Stato di diritto però oggi è messo fortemente in discussione. In questa reazione furibonda contro la Corte di Cassazione, il giornale dei magistrati, oggi quello, diciamo, l'organo di un pezzo di magistratura, che è Il Fatto Quotidiano, non ho mai letto cose contro la magistratura furiose come quelle scritte oggi sul Fatto Quotidiano. Il vero obiettivo non è Riina, cosa volete che gli importi a nessuno di un uomo praticamente già morto, 86enne, che non si regge neanche in piedi, che non è in grado neppure di parlare, dice Gratteri parla con gli occhi, vabbè adesso lasciamo stare, cosa volete che gliene importi? Non gli importa niente a nessuno, ciò che gli importa è che non passi una sentenza che stabilisce che il fine pena mai è un'infamia, che torturare la gente in prigione è un'infamia, che i diritti dell'uomo si affermano anche dentro le prigioni. È questo che li preoccupa, perché quella sentenza della Cassazione, se fa giurisprudenza, cambia completamente il funzionamento delle carceri, e questo alla gran parte dell'intelligenza italiana, che è sostanzialmente, profondamente, anche strumentalmente, anche molto strumentalmente, ma essenzialmente forcaiola, è una cosa che non sopportano lo Stato di diritto.